Riprenderanno domani all'alba le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino. Nonostante l'impegno di 51 operatori del soccorso alpino e speleologico e delle unità cinofile, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 regionale, Esercito Italiano e Carabinieri, i quattro escursionisti non sono stati ancora trovati. Per tutta la giornata, grazie alla buona visibilità, sono decollati tre elicotteri impegnati nelle operazioni di ricerca in alta quota del 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, che hanno trasportato gli operatori per l'intera giornata. È la speranza che domani si riparta come si è fatto oggi. Oggi hanno praticamente monitorato tutto un costone e non la cosa positiva, se si può dire, non sono stati rilevati con le canne le persone. Domani si sposteranno in un'altra parte dove c'è la possibilità, stavo parlando prima col sindaco di Massadalbe che conosce bene la zona, lì ci sono anche degli anfratti, delle rocce, che la speranza è che abbiano fatto delle capannelle la neve e che quindi siano lì. Vediamo, ma i soccorritori sono instancabili dall'altro ieri, il soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco stanno facendo l'impossibile, quindi il ringraziamento sicuramente di tutti i sindaci che qua siamo da stamattina, da ieri, qui ad aspettare che questi ragazzi, queste persone, questi scalatori, questi sportivi ritornino dalle loro famiglie. Noi aspettiamo e li stiamo aspettando qui. Io sento il padre di una delle persone che si trovano disperse. E il padre, che è un maresciallo dei Carabinieri, sta aspettando di trovare sua figlia. E l'aspettiamo tutti a fianco ai genitori, perché la speranza ancora c'è, come ho detto prima, e noi li stiamo aspettando. Scendete, riscendete ragazzi, perché la città di Avezzano e la Marsica vi aspetta. Ma noi possiamo dire solamente che gli sforzi dei soccorritori sono al massimo, non si stanno risparmiando, come diceva bene il sindaco di Pangrazio. Abbiamo un dispiegamento di forze imponente, importante, come è giusto che sia, che ricercano quattro vite umane, che confidiamo, speriamo e preghiamo possano veramente tornare presto al calore dell'abbraccio dei propri cari. Domani dovrebbe anche essere operativo un altro elicottero giunto appositamente nel pomeriggio di oggi dalla Valle d'Aosta per il monitoraggio delle slavine, con una strumentazione all'avanguardia studiata appositamente per raggiungere zone pericolose. Potrebbe essere usato anche un sistema di distacco artificiale delle valanghe con l'uso di microcariche.